Allora ragazzi, come sempre, oltre alla passione per il Napoli, il calcio e tutto quanto, ho la passione di fare i video con le nuove novità che escono a livello di cibo, bevande, quello che escono, le nuove novità. Faccio dei video dove, tra virgolette, commento, diciamo, commento le novità e l'assaggio per dare poi un voto e un giudizio, ecco, diciamo, un video assaggio. E stavolta ho comprato, ho trovato finalmente, che non li trovavo, essendo che sono usciti da poco, i nuovi Magnum Double Sun Lover, che sono questi qui. Seduto qui perché l'ho aperto, seduto. E Double Sun Lover con, ragazzi, questo sarà buonissimo. Se non delude le aspettative, questo è buonissimo. E ovviamente con questo da parte di dietro. E udite, udite, gelato al gusto di cocco, gelato al gusto di mango, al gusto di frutto della passione, con salsa al mango e frutto della passione, ricoperto di cioccolato bianco e scaglie di cocco. Si presenta bene, se non delude l'aspettativa, che spesso come nelle merendine fanno vedere grandi aspettative sulla foto, poi sono bluff, dovrebbe essere buonissimo. Io adoro il Magnum, per me è uno dei gelati più buoni che ci sono in circolazione. Allora, poi c'è anche quello lì, Discover Star Hazer, che sarebbe cioccolato, caramello, popcorn, che non sono riuscito a trovare questo blu. Se lo troverò farò un video. Sono un po' difficili perché o vanno a ruba o li devo ancora mettere, sono più usciti. E quindi ecco qui. Costano 5 euro, 4,90, fanno 15 centesimi. Ne escono 3. Ne escono 3. Avrebbero potuto metterne 4, perché alcuni tipi di Magnum o altri tipi di novità ne escono anche 4. Però capisco, uno dice, ah, ma stanno 5 euro. Però se pensiamo che ne escono per esempio 3, non sono neanche 1,30 euro all'uno. Se vai in un bar non ti comprendi quello, perché nell'assieme 5 euro uno sente, ma il prezzo è buono. Comunque il Magnum è questo, il Magnum. Apriamolo e assaggiamo, ecco, così. Si chiama Sun Lover perché è il gelato del giorno. True Pleasure del futuro. Assaggiamo. Io adoro il Magnum perché io penso che il Magnum odora un po' di cocco e mango, comunque diciamo che nell'assieme. Io penso che il Magnum sia uno dei gelati più buoni. Il mio gelato in assoluto del Magnum che mi piace tantissimo è quello a cioccolato bianco, buonissimo. I primi Magnum che sono usciti, io da lì sono appassionata perché c'è il cioccolato bianco. Diciamo, è uno dei gelati che ho sempre amato, il Magnum, perché è il cioccolato bianco, quindi è sempre stato uno dei miei preferiti. Assaggiamo. Il mango dentro, diciamo che per chi è amante del mango si sente tantissimo, si sente molto il mango e il frutto della passione. Per chi non lo sapesse, comunque il frutto della passione somiglia tantissimo un po' al mango come sapore, quindi chi è amante del mango lo consiglio perché si sente tantissimo dentro. Sente tantissimo il mango. Sente che a me piace tanto il mango, lo consiglio assolutamente. Buonissimo. Si sente tanto il mango, il cocco e anche il cioccolato bianco, buonissimo. Poi chiamate del mango, poi buonissimo. Per chi è amante del mango lo consiglio perché è buonissimo. A me piace tantissimo come frutto. Quindi per chi è amante del mango, perfetto. Diciamo che si sente tanto il mango e il sapore forte del mango copre un po' il sapore del cocco. Lo copre un po' il mango perché è molto forte. Buono. Il cioccolato bianco fuori è buonissimo, perché il cioccolato bianco fuori è molto buono. Il cocco si sente, anche le scaglie di cocco. L'unica pecca è buonissima per me, perché mi piace tanto il mango. Il cocco anche si sente, perché sono anche delle scaglie fuori di cocco. Si sente perfettamente. L'unica cosa è un po' troppo mango, va a coprire un po' il cocco, però c'è anche il frutto della passione come sapore, e il frutto della passione è simile al mango, molto intenso, quindi difficilmente senti di meno il cocco e senti un po' di meno il cioccolato bianco perché c'è tanto mango. È buono, buonissimo.
Diciamo ragazzi che questo è più un gelato per chi piace il mango e chi piace pochissimo è molto intenso, quindi però si sente il cocco e cioccolato bianco, per me ha provato. Do un 8, non posso dare 10 perché è un po' troppo intenso il mango, copre un po' il cocco e il cioccolato bianco, però è buonissimo, do 8 pieno perché mi piace il mango e poi si sente il cocco fuori le scaglie, si sentono tantissimo. Buono, promosso.